Salve a tutti amici e bentornati sul canale di Vox Populi. Ah, non è il canale di Vox Populi? Lo stanno. Gianluca Zaccaria. E che? Ricerca sul paranormale Taranto. Mai sentiti? Ma chi sono? Ah, quelli che ci hanno chiesto di fare l'intervista. Ma tu li conosci? Io non l'ho mai sentito. E che hanno chiesto? Dobbiamo fare l'intervista per il loro sito. Io questa cosa non la sapevo comunque. Ah, hanno pagato! Quando hanno pagato? Salve a tutti amici e bentornati sulla pagina ufficiale del gruppo di ricerca sul paranormale di Taranto. Grandissimi amici, un ringraziamento speciale a Gianluca Zaccaria, sicuro? A Gianluca Zaccaria. Scherzo, ovviamente per chi non mi conoscesse abbiamo iniziato proprio nel peggiore dei modi le presentazioni. Io sono Vox Populi, ho un canale YouTube che da qualche tempo si dedica in maniera diretta ed indiretta alla ricerca sul paranormale. Accolgo molto volentieri, anzi ringrazio l'amico Gianluca per avermi chiesto questa intervista, che accetto davvero 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 di cuore, sono onorato e mi fa molto piacere condividere il vostro spazio. Cosa è successo? Qualche giorno fa mi scrive Gianluca e mi dice: Vox, ho un'idea, ti va di fare una chiacchierata internos, faccia a faccia, molto amichevole, con me e indirettamente con tutti coloro che seguono i nostri spazi. E siccome la cosa mi è piaciuta parecchio sin dall'inizio, ho chiesto a Gianluca di inviarmi una serie di domande alle quali oggi daremo risposta. Ovviamente le domande sono contenute in questa cartellina di pelle umana di Costan. Questa è fatta con la pelle dei Ghost Hunter che hanno avuto degli incontri un po' troppo ravvicinati col paranormale, e noi per non sprecare, diciamo, noi non buttiamo niente, i Ghost Hunter sono come il maiale, non si butta niente, ci abbiamo fatto una bella cartellina. All'interno di questa cartellina io mi sono annotato un po' di domande alle quali l'amico Gianluca mi ha chiesto gentilmente di poter dare risposta. Ma sei sicuro che voglia mandare a pagare? Ma il bonifico è arrivato oppure ha pagato ma... È arrivato. Ok. Allora, prima domanda. Puoi raccontarci qualcosa in più sulla tua vita in genere? Nome, cognome, età, dove vivi, di cosa ti occupi? Ma mi hai passato le domande giuste? Non è che io questionare la finanza questo? Scherzi a parte. Allora, per quanto riguarda il mio nome, io mi chiamo Vox. Per quanto riguarda il mio nome di battesimo, in realtà la domanda viene fatta a monte. Ma sei battezzato o non sei battezzato? Quindi per sapere il mio nome di battesimo bisogna un attimo prima capire se io sia stato battezzato. Sono stato battezzato, è il mio nome di battesimo, in coerenza con l'infamia che mi contraddistingue, non te lo dico. Età, dove vivi, di cosa ti occupi? Allora, diciamo che per quanto riguarda l'età, ho da poco battuto un personaggio leggendario che appunto secondo la leggenda è riuscito a vivere su questa terra circa 33 anni. Poi per qualche disguido tecnico l'hanno crocifisso, però sono cose sue, non lo so se vorrà fare causa a qualcuno. Io l'ho battuto da poco. Dove vivo? Io, come si sente dal mio accento, sono della Val di Non. Sono proprio... mia nonna era proprio Val di Non, per questo, perché ho Val di Non, perché mia nonna veniva dalla Val di Non. Mio nonno era bergamasco. E quindi io sono nato tra Bergamo e la Val, non è assolutamente vero, io sono di Napoli, Napoli centro storico, e da un bel po' di anni vivo nel centro Italia, diciamo tra Marche e Abruzzo. Di cosa ti occupi? Io mi occupo della cura dell'immagine di diversi artisti, quindi lavoro in campo artistico, musicale, cinema, teatro, sia per quanto riguarda la cura dell'immagine sia per quanto riguarda le produzioni video. Da quanto sei appassionato all'universo paranormale? Bene, allora, diciamo che se parliamo di passione nata in me, sin dai primi anni della mia vita, ho coltivato un forte interesse verso quelle che sono le argomentazioni un po' di confine. Io ho la grande fortuna di essere nato negli anni 80, quindi a cavallo tra gli anni 80 e 90 c'è stata una grandissima produzione, sia cinematografica che televisiva, comunque dei media in generale, di quelle che erano le argomentazioni dedicate al mondo del paranormale. Certo, attenzione, si trattava esplicitamente di riferimenti alla ricerca sul paranormale, ma era ovviamente tutta finzione scenica. Ma quella finzione scenica fatta in quel modo, in quel determinato contesto di anni, in cui c'era ancora forte il tabù, ancora il termine paranormale, il termine fantasma, ghost hunter, era una vera e propria parolaccia, tra virgolette, passatemi il termine, questa serie di fattori ha creato in me il forte interesse che poi mi ha portato negli anni ad avvicinarmi al mondo del paranormale anche un po' più seriamente. Tant'è vero che diversi anni fa, circa 16 anni fa, insieme a due amiche che saluto, abbiamo creato un sito
allora era uno dei siti più importanti in Italia per la ricerca e per la divulgazione scientifico-storica sulle argomentazioni del paranormale. Italia Parallela è diventato poi un blog e all'interno di questo sito io mi occupavo soprattutto del contesto della storicizzazione degli eventi paranormali e quindi degli anacronismi per quanto riguarda il fenomeno del paranormale nei secoli. Nonostante ciò, colgo l'occasione per rispondere a tutti coloro che ogni tanto mi dicono: sì, ma tu adesso parli di paranormale, tratti determinati argomenti senza neanche aver mai messo piede sul campo. Per circa 10 anni della mia vita, sia per motivi di studio in accademia, sia per motivi di passione, mi sono occupato di recupero beni culturali al servizio dello Stato per quanto riguarda i siti ormai in disuso di proprietà statale e privata, quindi con azioni diane, notturne, e per quanto riguarda il paranormale, oltre alle azioni sul campo, ho dedicato buona parte della mia vita anche alle analisi, quindi allo studio postumo dell'acquisizione dei dati. E per questo devo dire che mi ha dato una grandissima mano la professione che attualmente svolgo. Quando e soprattutto perché è nata l'idea del canale VoxPop. Allora, facciamo un salto indietro nel tempo. È nata circa un annetto e mezzo fa e poi ha trovato concreta realizzazione un anno e qualche mese fa. Più o meno abbiamo compiuto il nostro primo anno di vita da poco. E inizialmente era nata semplicemente come analisi dei risultati portati sul campo da determinati gruppi di ricerca, perché, come detto, negli anni ho mantenuto personalmente i contatti con tanti gruppi di ricerca, diversi dei quali mi hanno iniziato a chiedere nel tempo delle analisi approfondite da un punto di vista soprattutto fotografico e audiometrico per quanto riguarda appunto il materiale acquisito sul campo, anche perché in realtà, soprattutto negli ultimi tempi, la ricerca sul paranormale, strumentalizzata un po' semplicemente dalla semplice visualizzazione, si era ridotta all'investigazione sul campo, alla produzione in modo molto spettacolarizzato del materiale durante l'indagine, al caricamento, al montaggio di questa dell'investigazione, al caricamento dell'investigazione montata sulla piattaforma e basta. Qualche gruppo di ricerca, devo dire la verità, fortunatamente ha iniziato a contattarmi dicendomi: Vox, vogliamo, dopo aver fatto le nostre indagini, i nostri sopralluoghi, vogliamo mettere anche qualche risultato di ciò che abbiamo trovato, qualora ci fosse qualche anomalia veritiera riscontrata da noi sul campo? E in realtà l'idea mi è piaciuta sin dall'inizio, quindi è nato un po' così il canale di Vox Populi. Ovviamente nel tempo poi il canale si è evoluto, e si è evoluto non solo come contenuti ma anche come concezione, perché in realtà Vox Populi nasce etimologicamente parlando come spazio di condivisione. Vox Populi non nasce come persona, anche storicamente il termine Vox Populi nasce come luogo di aggregazione nel quale, rispettando determinate regole comportamentali, è possibile avere libera parola, quindi voce del popolo. La voce del popolo all'interno del nostro spazio, il nostro Vox Populi, ha massima e totale libertà, ovviamente rispettando determinate regole comportamentali che, qualora venissero ovviamente non rispettate, lì scatta indubbiamente la censura. Altrimenti, da noi, con noi e per noi, ci si parla sempre liberamente nel pieno rispetto di opinione personale. Oggi all'interno di Vox Populi vengono caricati dei materiali che hanno comunque come base una certa satira, perché appunto negli anni personalmente ho riscontrato una forte pecca del confronto in ambito paranormale, ovvero la creazione di fazioni. Quando in ambito di ricerca, maggior ragione nel paranormale, quindi una scienza abbastanza astratta, ci si trova a creare delle vere e proprie fazioni, dei veri e propri eserciti in guerra tra loro, semplicemente scontrandosi con idee e prese di posizione. Poi prese di posizione, che cosa? Che stiamo sempre parlando di una scienza, tra virgolette, e non mi azzardo neanche a chiamarla tale. Comunque di un qualcosa di talmente astratto che nessuno può azzardarsi di pensare, figuriamoci dire, di avere in possesso la verità assoluta su queste argomentazioni. Quando all'interno di questo panorama ci si creano due fazioni in conflitto tra di loro, il risultato purtroppo negli ultimi anni è quello che abbiamo sotto gli occhi tutti, ovvero semplicemente la spettacolarizzazione e la creazione di tanti personaggi che vendono fumo e, diciamo, sono oggi sul web semplicemente per avere un po' di notorietà, tant'è vero che vediamo tanti canali convertiti in cose molto lontane da quelle che sono il paranormale. Attenzione, non prendetela come una critica o come una presa di posizione, ma ad esempio, che ne so, la challenge, la collaborazione in ambiti
diversi, l'urbex, sono cose carine, sono cose belle, sono cose interessanti, ma non c'entrano col paranormale. E oggi più di ieri si vede che comunque tanti canali, ma tanti, non faccio riferimento ad uno specifico, pur di portare a casa qualche visualizzazione in più oppure di mantenere comunque alto l'interesse di coloro che seguono il canale, cercano di buttare all'interno del calderone più cose possibili. Chi lo fa di professione, quindi per arrivare a uno stipendio a fine mese, diciamocelo sinceramente, tanto non c'è nulla di male, nessuno ha mai detto che è sbagliato fare ciò, anzi, complimenti a chi ci riesce, perché ha sicuramente un'arma in più rispetto, soprattutto rispetto alla difficoltà che serve per portare uno stipendio esclusivamente utilizzando la piattaforma YouTube. Ma ripeto, di paranormale oggi si vede davvero ben poco, c'è molto fumo e poco arrosto. E qua ti volevo. Quando io ho aperto il canale di Vox Populi, ho deciso di scegliere una maschera per poter parlare con le persone. Io non parlo alle persone, non parlo per conto delle persone, ma io parlo insieme alle persone e le persone parlano con me e di questo ne sono felice. La prossima domanda mi viene chiesto: perché indossi la maschera? Che significato si nasconde dietro la tua maschera? Bene, questa è una delle domande che io ho messo subito in conto e mi sono detto: Vox, tu dovrai rispondere negli anni a questa domanda, quindi mettiti l'anima in pace e tanto è stato. E la cosa mi fa molto piacere, non ne parlo come una critica, anzi mi fa molto piacere. La mia maschera, indubbiamente, anche per come è composta, non serve assolutamente a nascondere la mia identità. Tant'è vero che io semplicemente ci vogliono 5 minuti per capire chi sono e trovarmi su internet. Faccio un lavoro pubblico, sono un personaggio pubblico, ho una libera professione pubblica, sono in contatto con tanti artisti. Diciamo, il giro del mio lavoro è un giro pubblico a livello nazionale, quindi in 5 minuti è possibile capire chi sono. Ma la mia maschera per questo non serve a coprire la mia identità, soprattutto perché quello che io dico come Vox Populi è la stessa identica cosa che io direi come cittadino italiano e quindi col mio vero nome, tanto è vero che l'ho fatto negli anni. Oggi ci sono tante persone che ogni tanto mi mandano i messaggi in privato: Vox, ti ho scoperto, Vox, guarda, se non fai il bravo dico a tutti chi sei. Ciò non crea nessun turbamento in me, nel senso, e sti cati, cioè, va bene, che cosa cambia? Il fatto che io non dica esplicitamente, non parli mai della mia identità e della mia vita personale è appunto perché è mio desiderio, è mia volontà, ovviamente perseguibile anche da un punto di vista legale, capitelo per favore, io lo dico per voi, di separare le due vite, ovvero la mia vita personale, privata e della mia famiglia, con quello che porto su YouTube. Ma fondamentalmente la mia maschera viene utilizzata, come ho detto molto spesso, affinché passi un messaggio e non un volto. Quali sono le finalità di satira, ironia e il diritto di critica che il tuo canale persegue? Agganciandomi appunto a quanto ho detto anche prima, come è possibile evitare la creazione di due schieramenti che in lotta tra loro non portano nulla di concreto nel mondo del paranormale? Semplicemente utilizzando quella che è un'arma che, per mia fortuna, io ho tanti difetti, ma ho forse una delle più grandi fortune che io auguro a tutti coloro che possano essere messi al mondo. Non me ne voglia nessun altro, capitemi bene, ma la mia grande fortuna è che sono nato a Napoli. Questo molte volte porta ad addossarsi tanti pregiudizi, ma il dono più grande che ho avuto è quello della satira, dell'ironia. Esclusivamente con l'ironia, con l'autoironia, perché io sono molto autoironico, l'obiettivo del nostro canale è quello di utilizzare la satira per creare un ambiente scherzoso, divertente, chiamiamolo anche d'amicizia, nel quale due fazioni che hanno delle idee diverse non si scontrano, ma parlano tra di loro, parlano scherzando. Ci sono tante persone che inizialmente mi hanno visto come una minaccia, perché io, magari secondo loro, ero colui che voleva creare delle vere e proprie fazioni. Chi ha voluto creare delle fazioni in questi anni si è visto, non ha fatto una bella fine. E tante persone un po' ancora oggi rosicano per questa cosa, perché chi ha voluto creare fazioni poi è morto nel tempo, da un punto di vista mediatico, non ha raggiunto il suo obiettivo. Tutt'oggi cercano, diciamo, in gruppi carbonari di organizzare ancora delle piccole rivolte, ma quella è una cosa che non ci appartiene, l'ho sempre detto, e dalla quale prendiamo le distanze. Da noi ci si crea un dibattito scherzando l'uno con l'altro, essendo autoironici l'uno con l'altro, ovviamente su tematiche che, a mio avviso e a nostro avviso, sembrano palesemente abbastanza discutibili. Mettiamola così. Ora, per non dire, prendiamo i fantasmi in braccio e ci crediamo.
ci daresti qualche anticipazione o accenno sui tuoi futuri progetti? Allora, il mio primo obiettivo è arrivare a settembre, cioè superare l'estate, perché con sto caldo, questa è proprio una mission, perché io soffro molto il caldo, questa è un difetto di chi nasce a Napoli. Chi nasce a Napoli ha il caldo dentro, quindi quando c'è il caldo dentro e il caldo fuori, è la fine. Scherzi a parte, sicuramente l'obiettivo del canale Vox Populi è quello di creare, man mano che si va avanti, man mano che si cresce, man mano che la comunità si allarga, dei contenuti sempre più interattivi, ovvero che coinvolgano sempre di più tutte le persone che decidono di seguirci, sia su YouTube sia sulle altre piattaforme di contatto diretto con le persone, perché la piazza Vox Populi ha la caratteristica appunto di non creare distanze ma di creare unione e dialogo. Quindi più si crea l'unione nel tempo, più ci si sta bene e più si riesce a portare qualcosa di proprio al mondo del paranormale. Un altro progetto molto 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 più a lungo termine, ovviamente, magari in un futuro abbastanza remoto, non escludo neanche che riusciamo poi di persona tutti insieme a prenderci questo benedetto caffè che ho promesso a tutti voi quando eravamo 100-200 persone qualche mese fa, e adesso siamo quasi a 1600-1700 persone. Magari in un futuro remoto riusciremo a vederci di persona e ci pigliamo su caffè. Ulteriori tue libere considerazioni. Allora, la mia più che una considerazione finale è un augurio che mi pongo e che dico a voce alta. Per quanto riguarda lo studio e la ricerca sul paranormale, il mio invito o la mia speranza è quella di vedere sempre di più gruppi che portano non solo investigazioni, non solo fasi di acquisizione dati, quindi quando ci si va in una location, ovviamente invito tutti sempre a munirsi di regolari permessi, perché anche come operatore che ha lavorato al servizio dello Stato, io vi ricordo che la proprietà privata non decade mai, quindi un'abitazione in disuso non è mai di proprietà di nessuno, è sempre di proprietà o privata o dello Stato. Quindi il mio invito è: chiedete sempre le autorizzazioni. Quindi la mia speranza è di vedere sempre affiancate alle produzioni di investigazione anche le analisi che poi si portano del materiale prodotto, perché comunque è buona cosa capire anche il fenomeno, l'anomalia, quando c'è realmente, perché si manifesta, teorizzare in modo sempre umile, mai dire la verità assoluta è questa perché non ce l'ha nessuno. Noi sappiamo solo una cosa: il paranormale esiste, ovvero quello che non è normale, quindi che esula dal normale, il paranormale esiste. Ovviamente il paranormale degli anni 2000 è diverso dal paranormale degli anni 1950-1900. Se consideriamo che il paranormale è ciò che noi non riusciamo a definire da un punto di vista scientifico, nel 1900 tante cose venivano considerate paranormali, mentre oggi appartengono semplicemente a una scienza ben spiegata. Quindi, per aiutare la ricerca del paranormale, portiamo sempre contenuti, risultati ed analisi fatte comunque in un certo modo, e non fermiamoci soltanto al porca miseria, oddio si è aperta la finestra, oddio mi è sbattuta la porta, oddio il chiodo mi è stato lanciato, mi ha lanciato il cucchiaino, ho preso il fantasma in braccio, si è accesa la lampada a terra mentre io parlavo alla telecamera, che ne so, mi si è mossa la telecamera, si è spostato il lampadario, l'ombra. Ok, va bene, no, cioè va bene perché poi arriviamo noi e ci scherziamo su, non va bene, va bene per noi. Portiamo sempre contenuti analizzati, dando personali pareri, e cerchiamo di farlo fare a chi magari ha qualche competenza tecnica in merito per farlo. Non improvvisiamoci mai, cerchiamo sempre di fare tutto con criterio. E quindi, in conclusione, ringrazio Gianluca, ringrazio tutti gli amici del gruppo di ricerca sul paranormale di Taranto. Vi invito a visitare le loro pagine, iscrivetevi ai loro canali, contattate Gianluca, rompetegli le scatole, ditegli che vi mando io, e per qualsiasi cosa, ovviamente, io sono a vostra disposizione. Detto ciò, grazie ancora, ci vediamo presto sul canale del gruppo di ricerca paranormale di Taranto e sul canale di Vox Populi. E come sempre, al prossimo video. Ciao a tutti!